Ragazze, allora, questo è un tipo intro a un video, anzi due video, farò un'unica intro che riprodurrò in entrambi i video, perché li dividerò in due parti, forse è meglio, più compatte così. Vi farò il video sulla valigia che porterò in ospedale per me e sulla valigia che porterò in ospedale per la bimba. Ovviamente, ragazze, basatevi sulla lista che vi dà il vostro ospedale. Gli ospedali ve la danno su quello che vi serve. E nel mio ospedale, per la bimba non richiedono nulla, né lenzuoline, asciugamani, nulla, soltanto nemmeno i pannolini, soltanto il vestiario, diciamo i cambi. E io ho aggiunto qualcosina in più che però vedremo se mi servirà o no. Mentre per la mamma, praticamente dovete portarvi tutto. Tranne ovviamente le lenzuola del letto, però tutto, vabbè, non mi fornisce niente, né assorbente il mio ospedale, né che ne so, assorbenti, varie cose, ve le dovete portare da casa, e poi ovviamente il vostro abbigliamento. Quindi questa è la valigia che io ho fatto per dove andrò a partorire io. E niente, spero che vi possa aiutare, perché ho visto che tante ragazze me l'hanno richiesto, mi hanno detto facci il video perché ci interessa molto. Io tra l'altro ho già usato la mia valigia perché sono stata ricoverata, come vi ho già accennato, quindi mi sono già fatto un'idea di quello che ho messo in borsa, se era intelligente oppure no, ovviamente. E quindi diciamo che quello che ho messo in valigia alla fine era quello che mi serviva, tranne che praticamente non so il motivo, nel mio ospedale la mattina vogliono la tazza personale per fare colazione, non si capisce il motivo di questa cosa, e quindi quella lì la aggiungerò praticamente, me la farò portare poi da mio marito perché adesso mi scoccio tenerla in valigia, però per il resto tutto quello che avevo era quello che mi serviva. E niente, ragazze, vi lascio ai video e spero vi possa interessare. Fatemi sapere sotto le vostre esperienze, eccetera. Un bacino, ciao! Eccoci qua, ragazze. Allora, questa qui è la borsa che io porterò in ospedale, è un trolley. Anche se sarebbe stato meglio usare un borsone per l'ospedale dove vado io, però alla fine abbiamo optato per il trolley e amen. Quindi, questo. Allora, io ho messo, ragazze, questo trolley si divide in due parti con una retina, adesso vi faccio vedere bene, siamo sopra il letto perché è l'unico modo dove riesco a farvi vedere meglio, e ho diviso da una parte la zona, diciamo, igiene intima, bagno, eccetera, e dall'altra parte ho messo il vestiario, tra virgolette, e alcune altre cose. Allora, iniziamo dalla zona questa qui. Andiamo, ve la zoom. Dove ho messo, allora, ragazze, il panno carta, che è questo qui, che userò come asciugamani tipo piccoli o per il viso, eccetera, e anche per la bambina. Poi ho messo un telo, questi qui di Decathlon, questi grandi per fare la doccia, perché se mi dovesse capitare di fare la doccia, questo qui è bello compatto e mi tornava comodo. Ora rifarò perché ora si disfa. Poi mi sono portata un pacco di questi qua. Belli, vero? Assorbenti a mutandina. Ho preso questi qua della Tena Lady. Questi. Li ho messi praticamente qui da una parte tutto il pacco, anche se in questa pochette che porterò. Dove siete? Non vi vedo. Che porterò quando andrò in bagno. Questa qui. Ho messo e le mutandine a rete e altri assorbenti che sono quelli della Kiko, quelli in cotone, non so come, ecco, forse così, ecco,
e quelli della chicco in cotone e poi le coppette assorbilatte della Medela, ho messe qui un po' così, se mi dovessero mancare me li farò riportare. Questi qui così io prendo la pochette senza che nessuno vede nulla e vado al bagno. Poi, sempre da questa parte, ho messo questa piccola bustina che avevo, dove dentro ci sono l'infradito che userò per esempio sia come ciabatte che per andare in doccia. Siccome io sono stata ricoverata, ho visto che praticamente tutti usavano l'infradito, quindi non mi pongo il problema di portarmi anche le ciabatte. E poi male male me le faccio portare, ma non mi pongo questo problema adesso. Poi, invece, in quest'altra parte, quest'altra metà, ecco, ho messo, perché l'ospedale dove vado io vi fornisce tutto per il bimbo, tranne i vestiti, ma per la donna non vi fornisce nulla, cioè tipo il assorbenti, queste cose no. Allora, questa pochette, che era una boccetta di brochet, praticamente è per le cose diciamo igieniche. Ho i copripater che non devono mai mancare in questi posti. Poi ho preso questa mousse di la saponaria che uso per lavarmi tipo ascelle, viso eccetera, viso un po' meno perché a me irrita questa qui in viso. Poi un detergente intimo in mousse, questo qui Ginexit, un igienizzante mani, dentifricio e spazzolino, ovviamente. E poi ho messo l'acqua termale di Avena per il viso se dovessi irritarmi, eccetera, perché il viso è molto delicato. E dei salvaslip che comunque non userò, però quando sono stata ricoverata ne avevo messi perché mi servivano. E questo shampoo secco di Batiste in mini taglia che non ho mai usato, però magari boh, se mi dovesse servire io me lo sono portata. E in più mi porto l'olio di mandorle dolce dei provenzali, perché così me lo porto, potrebbe servirmi. Poi ho messo questa pochette dove ho messo le cose per i capelli, cioè elastici, pinzette, eccetera. E in più ho messo un paio di forbicine, se mi dovessero servire per me, ovviamente per la bimba no, un burro cacao, di verde coco, poi una cremina mani, e poi ho messo dei campioncini di creme viso, ne ho messi vari, anche se questa qui del Bottega Verde non so se me la porto per chiedere all'erbolario perché non mi piace il profumo. Comunque ne ho messi vari e poi vedrò quale mi torna meglio usare, piccolino, ne userò uno o due al massimo. Uno specchietto, che può sempre servirci. Poi ho messo di trucco soltanto, ho messo anche le pinzette, infatti, pinzette per peli. E poi ho messo soltanto il correttore, questo qui di Benefit, il Boing. Come trucchi non ho messo nient'altro perché penso che mi truccherò la bimba piccola. Quindi questo. Poi ho messo queste qui della Frio, carta veramente igienica, può servire per qualunque cosa, quindi io me la porto. E poi ho fatto queste due buste dell'IKEA, dove ho messo da una parte, non ve la apro perché questo vabbè, e tutte mutandine, calzini e la vestaglia, e dall'altra parte le camicie da notte che porterò, a cui vanno aggiunte due che ho lavato perché sono stata ricoverata, adesso le aggiungiamo insieme. Questa in realtà è precedente, ma me la sto portando di scorta se mi dovessero mancare. Sono quattro queste qui, quindi così le faccio anche insieme a voi. Poi ovviamente nella mia borsa personale metterò il caricatore del telefono e le cuffiette, e poi nelle tasche davanti di questo trolley andrò a mettere la cartelletta, quella lì che si porta in ospedale. E niente ragazzi, questa qui è la mia borsa per la vacanza in ospedale. E fatemi sapere anzi voi come l'avete organizzata, eccetera. Se
se pensate che mi manchi qualcosa. E vabbè, tanto comunque sia. Ah, ma mi manca da aggiungere un deodorante per le ascelle. Ma adesso devo vedere quale, perché quello che avevo messo l'ho provato e non mi è piaciuto per niente, quindi l'ho tolto. Per il resto penso di avere quasi tutto. Fatemi sapere anche voi.